È stato presidente del Parlamento europeo nei 2 anni e mezzo della pandemia Covid ed ha lasciato un'eredità molto importante, contribuendo ad una vera e propria svolta nelle politiche economiche e sociali. Quella linea del rigore, che ha avuto effetti recessivi ed allargato le disuguaglianze in Europa, è stata messa da parte, ma il percorso verso la vera integrazione degli Stati europei è ancora incompiuto. Il volume presentato ad Ariano, David Sassoli, La saggezza e l'audacia, curato dal giornalista Claudio Sardo, raccoglie i discorsi di Sassoli durante il suo mandato. La parte incompiuta del suo lavoro è che ancora questa svolta non sono diventate nuove regole, non sono state trasferite in un nuovo trattato. E l'integrazione europea è sempre lì, che nei momenti di crisi è più forte, nei momenti di difficoltà oppure quando si affrontano dossier nuovi o spigolosi si torna indietro. E io credo che il libro, discutere su Sassoli, sia importante, perché io penso che andare avanti porterebbe un grande beneficio all'Europa, ai nostri paesi, e invece tornare indietro può portare dei gravissimi rischi. A presentare il libro insieme all'autore la giornalista quirinalista di Rai 3 Rita Cavallo ed Andrea Covotta, responsabile di Rai Quirinale. David Sassoli ha lasciato una doppia eredità, sia dal punto di vista politico, perché è stato un presidente del Parlamento europeo che ha dovuto gestire una delle più grandi crisi del dopoguerra europeo, cioè quella dell'emergenza sanitaria, e l'ha gestita con grandissimo acume, e ha gestito anche un'Europa che si è per la prima volta mostrata solidale e non burocratica. E poi ha lasciato anche un'eredità nel campo del giornalismo, perché l'esempio che noi dovremmo seguire è l'esempio del buon giornalismo che ha dato David Sassoli.